يا رب دخيلك يا رب. شكرا. ايه تبي قلت شو بكره؟ وهذا يا تجور بكره. ما تعطوني معنا ناكل. Ragazzi, questo! Come, come, come. Questa gente scappa dalla Grecia, che è già Europa, a 9 chilometri da qui a piedi. C'è il confine con la Macedonia, poi c'è la Serbia e poi l'Ungheria. Ogni gruppo ha un leader che organizza la marcia. Partiamo con loro, il nostro gruppo. Good morning. Guarda, vieni. So we are here. Where is the train station? Stanno chiedendo a noi dov'è la stazione dei treni. Di solito passano per i campi. Questa volta sta piovendo troppo, quindi faranno l'autostrada. Sono unitissimi, nessuno si muove da solo, si danno una mano l'un con l'altro. Guarda, per i bambini. Da qua iniziano gli ultimi 5 chilometri dell'Unione Europea. Poi si entra nei Balcani. Dove dobbiamo andare? A destra o a sinistra? Guardate, c'è la polizia greca lungo il percorso. Non interviene, non fa assolutamente nulla. Thank you.
l'esercito macedone ha comunicato che oggi passano il confine solo 700 persone, ma qui intorno ce ne sono almeno 5.000. Abbiamo perso il gruppo di curdi e di siriani con cui stavamo viaggiando. Stanno dividendo praticamente le famiglie, la gente aspetta qui perché ha fratelli, sorelle, parenti che stanno ancora al di là del filo spinato, ma li stanno minacciando con il manganello per costringerli a dirigersi verso il campo. Alla ricerca della vita. Così fuggono iracheni, siriani, per arrivare in Europa. Questa è la quinta volta che proviamo a scappare uscendo dal Kurdistan iracheno per arrivare in Turchia. Lui si chiama Ivan, classe 1995, 20 anni. In questo video girato 3 settimane fa, Ivan e la sua famiglia stanno scappando dalla Siria, provano ad entrare in Turchia e camminano da giorni tra le montagne del Kurdistan. Io sono un curdo siriano della città di Amuda. Ci sono tanti bambini piccoli e donne con me che hanno subito sofferenze durissime, iracheni e siriani. Stiamo fuggendo per liberarci dalla dittatura del regime di Assad e dal terrorismo dell'ISIS, per cercare la vita. Io sono uno studente di ingegneria. Questa è la mia famiglia, eccola. Nel mio viaggio ho incontrato Ivan al confine macedone, il giorno dopo la pioggia. Da questo momento camminerò con lui. Insieme cercheremo di arrivare in Austria, alla salvezza. Oggi la polizia macedone farà transitare i profughi a gruppi di 20. Io da qui non potrei passare. Mi fingo sua moglie e mi unisco al suo gruppo. Proviamo ad entrare. Dobbiamo attraversare il confine. Faccio finta di essere la moglie di questo rifugiato curdo siriano. Siamo passati, non c'è più né polizia e non ci sono neanche in questo momento i mezzi dei militari. Questi sono i miei amici. Qui eravamo ad una manifestazione contro Assad. Questo mio amico è stato ucciso dagli uomini di Assad. La polizia ha sparato su molti ragazzi che erano in strada. Dopo questo episodio molti di noi sono scappati. Questo mio amico ora è in Norvegia. Lui è in Germania. Lui è bloccato in Turchia. E lui è in Austria. Qui è quando siamo arrivati in Grecia. Appena arrivati il gommone è affondato. Viaggio della morte. Un viaggio terribile, miserabile. Questi sono scafisti che commerciano con la vita della gente e dei rifugiati. Egiziani, algerini, palestinesi, iracheni, siriani, giordani. Non so che dire, sto piangendo. Sta chiedendo 20 euro per ciascuno di questi rifugiati, ma molti non hanno 20 euro, quindi stanno cercando di dare quello che hanno. Sull'autobus i profughi vengono letteralmente spennati. Un misterioso personaggio pretende 20 euro da ciascuno di loro. Ormai per i Balcani i profughi sono un business.
Facciamo presto. Svelti, svelti. Siamo arrivati. Secondo confine stiamo passando adesso. Siamo in Serbia. Bambini, donne, accampati con le tende in mezzo all'immondizia. Sembra un vero e proprio inferno. Non importa come, da qui devo scappare. La procedura è che i profughi debbano registrarsi e prendere un foglio di via. Per ritirare questo foglio ci vogliono 3 giorni. Reportage giustamente nel cuore dell'Europa e dei Balcani. Ivan, partito dalla Siria, lo hai seguito, hai fatto finta di essere sua moglie, sei stata profuga con lui, però poi a un certo punto ce la fa, non ce la fa Ivan. Qual è stata la sua sorte? La sua sorte la vediamo fra un po'. Volevo solo dirti, Corrado, che ho avuto tante volte la tentazione di tirar fuori il passaporto di fronte ai militari che ci guardavano sfilare, perché poi è questa la differenza: noi possiamo fingerci profughi ma poi non lo siamo. Ivan lo abbiamo lasciato superare il confine serbo con lui e poi ci dirigiamo spediti verso l'Ungheria, che è la porta d'Europa. Dov'è? Non lo so, forse laggiù. Quanto costa una macchina per raggiungere il confine? 65 euro a persona. Ok, non c'è problema, io e la mia famiglia veniamo con te. Siamo 17 persone. Ok. Ti pago solo quando arriviamo a Belgrado. Oggi ho guidato tutto il giorno. Nessuno è stato rimandato indietro. Fra quanto si parte? 2, 3, 4 ore? Quando la polizia mi chiama, andiamo. Cioè, quando la polizia ti chiama, possiamo andare. Con Ivan viaggiamo tutta la notte sull'auto del contrabbandiere. E il giorno dopo, al tramonto, siamo finalmente a 10 chilometri dal confine con l'Ungheria. Per muoverci aspettiamo che faccia buio. Camminiamo nel buio pesto. Valentina, stammi dietro. Sono molto preoccupati perché non conoscono la strada. Ormai è buio e qui la rete internet non sta funzionando, quindi non possiamo usare neanche il GPS. Cosa ti stai mettendo sulle dita? È colla, la conosci? Sì, è colla. Ma perché? Perché se la polizia mi arresta e prende le impronte, spero non trovi la mia identità. È una ferita di guerra. La mia casa è stata colpita da una bomba e mi è crollata addosso. Mi hanno infilato un ferro nella gamba. Sono le 9 di sera e la polizia a quest'ora gira ancora per i campi. Vado avanti, vedo la strada e controllo se c'è polizia. Sta lasciando qua la sua famiglia. Vuole andare avanti lui, in ava scoperta. Fabio, ci sta la polizia. Ecco, la prima volta che vediamo il muro è questa, in piena notte. Sì. Il reticolato che divide l'Ungheria dalla Serbia. Ciao. 175 chilometri di filo spinato e un solo buco, quello da dove passa Ivan. Eccoci, stiamo passando il confine in questo momento. La polizia è a sinistra. Siamo in Ungheria. Mamma mia, sembra un campo di battaglia. La gente si accascia per terra appena passato il confine. Guardate qua. Da dove vieni? Siria. Ti fa male? Sì. Alzati, fratello, ti prego. Alzati, vai con lui. Se non si fa curare, rimarrà zoppo per sempre. Si è rotto la caviglia. Non vuole andare perché ha paura che lo portino nel campo. Ti prego, ascoltalo. Ragazzi, alzatelo. Vale,
sua madre? Non lo so. La polizia e i militari ungheresi sono tutti lì in fondo, schierati e armati. Sono così stremati dal viaggio e impauriti dai fari e da tutta questa polizia che alcuni di loro si arrendono e cominciano a salire sui pullman dei militari ungheresi. Ivan non è fra questi. Guarda, li stanno caricando. Posso solo pregare, non so cosa fare. I miei amici sono tutti in Europa, io devo per forza farcela. Non so che fare per la mia famiglia. Non saliamo sull'autobus. Se saliamo sull'autobus ci arrestate e ci prendete le impronte digitali. Guarda i miei occhi. Sono 2 settimane che cammino con la mia famiglia, mio fratello, mia sorella, Macedonia, Serbia, sotto la pioggia. Odora i miei vestiti. Se non arrivo in Germania, la mia vita è finita. Ragazzi, ci arresteranno e prenderanno le nostre impronte. Restare in Ungheria è pericoloso. Andiamocene, andiamocene! Questo istante preciso che perdo Ivan nel momento della grande fuga. Il muro tra Serbia e Ungheria di giorno. Anche oggi arrivano a migliaia. Ho pensato! Valentina, Ivan l'hai perso per sempre? Non te lo anticipo. Diciamo che si è voluto far ritrovare, però vediamo. Vediamo dove è finito Ivan. Sono a Graz, Austria. Sono salvo. Ho sentito che hanno chiuso il confine ungherese. Penso solo ai miei fratelli rimasti bloccati in Serbia. In Serbia, ma anche in Macedonia, ho passato brutti momenti. Mi hanno trattato come mi trattavano i dittatori dei paesi arabi. Spero i confini siano riaperti e facciano passare la gente bloccata. Qui davvero mi sento finalmente un essere umano. Mi rivolgo alla Merkel, ad Hollande, a Renzi. Salvateci da questa interminabile tortura. Stiamo scappando dalla guerra, dalle armi chimiche che ci ha lanciato addosso Assad. Cerchiamo solo la vita. Siamo nelle vostre mani, vi prego. Difficile, difficile.